appassionato di coltelli. Hanno preso il via i quarti di finale di Chef in the City, la gara di cucina amatoriale della provincia di Pesaro Urbino, considerata la ricetta anticrisi per i ristoranti del territorio. Promossa da Comunica SRL e giunta alla terza edizione, la sfida continua a chiamare a raccolta gli appassionati dei fornelli e dell'arte della buona tavola, così come è avvenuto mercoledì sera quando è stata decretata la prima finalista. Lisa Tomasucci, impiegata di Pesaro, ha conquistato la giuria popolare tecnica con i suoi calamari in luna di miele. Ne è stato apprezzato non solo il gusto, ma anche la presentazione e l'originalità. Il piatto che ho cucinato questa sera sono calamari in luna di miele. Sono dei calamari ripieni di verdure, su una base di pendolini con le canocchie e soprolletto di patate arrosto. Non ha sfigurato nemmeno l'antipasto di Filippo Tranquilli, fanese con la passione per la recitazione in dialetto. Il piatto che ho cucinato questa sera è un antipasto di pesce composto da 5 elementi: filetti di sogliola, filetti di triglia, acciughe, seppie e mazzancolle, e si chiama processione Sigismondo Pandolfo Malatesta. Entrambi hanno avuto a disposizione per cucinare solo pesce dell'Adriatico e verdure di stagione. Questa sera invece è previsto il secondo quarto di finale al ristorante Fish House di Fano, che metterà a confronto l'imprenditrice pesarese Carmen Iacovetti e la commerciante albanese ma fanese di adozione Giulietta Marcu. Anche in questa sfida ai fornelli il protagonista del menù sarà il pesce.